Sono uscite queste super mega galattiche stupendissime, maglie e felpe, in tre tipi, una con la scritta Kawa Alien così, una con la scritta Kawa Alien così, ed una con solo il disegno. Se queste nuove grafiche vi piacciono, sono disponibili sia su magliette, sia su maglioncini leggeri, sia su felpine leggere estive. Tutte e tre, con più colori, mille taglie. Se l'acquistate, inviatemi lo screen su Instagram, che io vi metto nelle Insta Story. E voglio ricordarvi che se non ce l'avete siete dei tacchini. Link in descrizione per andare al sito, ma passiamo subito al video. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio canale. Io sono Lucas, sono qua oggi di sabato pomeriggio. Sono le 2 circa, stiamo andando al ritrovo con Fabrizio, cioè frattata, frittata, quello con l'S1000 e l'altro suo amico col Pani. E Pani sta per Panigale, che sta per paura. Bene, allora, all'appello manca il Panigale, però ecco, non ci ho più fatto sapere nulla. Di conseguenza siamo in 2. Itinerario ragazzi è Polaveno e poi c'è una strada che si fa dopo il Polaveno che sinceramente non mi ricordo il nome. Bene, 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 sì, perfetto, perfetto. Così, partiamo così proprio, che c'è questa strada qui, mi ha detto il mio socio. Cioè mi ha detto Fabri che sono 20 minuti di curve. Il benzinaio è fra 5 km e noi siamo in riserva da un bel pezzo. Bravo! Siamo arrivati, che culo! Che culo, raga! Bene, siamo ripartiti, siamo con il pieno, siamo in grinta. Adesso vediamo, guarda questi qua che andare, guardali! Ah, questo qua, ok, questo qua ci ha fatto un brutto segno che non ci piace. No, no, raga, non mi piace sta cosa qua, Cazzo! Ok, adesso ci giriamo. Bene, vedete lì in fondo? Dietro quel cespuglio stanno fermando la gente. Ciao ciao! Ma mica male! Si sente, raga, profumo di lago. Questi sono tedeschi, grandi che venite in Italia, i tedeschi. Questi ragazzi sono gli attimi prima del degenero. Sono gli attimi in cui cercate di concentrarvi al massimo, perché se sbagliate vi piantate. Ok, uscito a Polaveno, raga, è sempre un dilemma qui. Guardate, guardatelo nella sua immensità. Ah, il bordello che si crea qui a Polaveno, raga. Pronti? Si dà via le danze. Già le prime le sto sbagliando. Stiamo bene. Prima macchina ci dà il via. Raga, vi consiglio molto, se siete in gruppo, quando effettuate i sorpassi, il primo che sorpassa e che ha modo di superare, quando vede che non c'è nessuno, faccia segno con la manina. Che curve! Ah! La buca, che paura! Come veniva giù bello spedito questo qui? Allora, devo ricordarmi che non per forza devo cercare il ginocchio, perché sennò vado peggio. E devo ricordarmi anche, ragazzi, evitare di sembrare il cane di mia sorella avendo il fiatone. Raga, non lo vedo in grinta Fabri oggi. Mette un po' di pressing così. Vuol trattare Paolino! Zigzag, zigzag, zigzag! Le chicane, dai! Sono qua dietro! Aia! Mi ha colpito qualcosa al petto. Dai, sbaraggia con sto gas, Fabri! Oggi, raga, Fabri non c'è. Adesso l'ho superato, perché magari così incazza un po'. Lo
Lo sento. Cioè, raga, non so se avete presente che il mio socio ha coppato una libellula. Bene, dopo aver ucciso un drago, davvero, raga, stavolta era grosso così. Non so cosa si vedrà dal lago, però era grosso così. Ci stiamo dirigendo a Modrino. Ed è quel posto che vi ho detto all'inizio, che è un posto di 20 minuti di curve. Bomba. Vi ho detto che è un po' stretta, e però è una continua curva, quindi belle cose. Siamo sulla strada, quella tutte curve belle, power. Ecco qua. Magari è meglio godersi un po' le curve piuttosto che correre, dato che non l'abbiamo mai fatta. Ah, dai. Madonna, si è impestata sta strada. Che bella. Quei zigzag che tanto mi piacciono sono in salita, perché in discesa non sono capace. Frenare. Giù. Ah, no. Non tocco, cazzo! Ma che curvone, l'ho sbagliato tutto! Madonna! Guardate che bella vista! Sembra tipo Jurassic Park! Occhio che quasi andate dritti, prendete i cassonetti! Madonna, che salvataggio! Madonna, che paura! Se mi son cagato in mano, raga! Raga, c'è questo qua davanti che è tipo fosforescente. Sa andare abbastanza bene. Dai che lo prendiamo! Fabri! Taglialo Fabri! Sì, qua, dai, è il momento! Dobbiamo infilarlo! Cioè, ma questi qua, chiedi chi cazzo glielo fa fare di venire qua? Madonna, ma se cadi qui, che fine fai? Lungo il tipo. Sente la paura. Sente la presenza. On target. È difficile superare qua, Lascia stare. Qua, madonna, sì, sono appiccicato. Aia, ho preso una mosca. Non riesco a passarlo. Comunque, raga, sta strada qua è una bomba. Un po' pericolosa perché è stretta, ma dato che c'è poca gente ci sta un botto. Ah, se mi sbatte in giro sta strada mi fa un botto male la mano. Inizia a essere stanco, e a farmi male il ginocchio sinistro. Ah, sono stanco. Allora, siamo in ripartenza dal posto di cui prima vi ho detto il nome, ma adesso ovviamente me lo sono dimenticato. E dovremmo arrivare alle coste. Lavori! Dai che passa! Smatto! Allora, siamo sotto le coste dall'altro lato perché ovviamente quello stronzo ha deciso che non si doveva fermare per aspettarmi e io non ho potuto registrare. Allora, siamo in due, cerchiamo almeno di stare vicino a lui, direi. Allora, impostiamole bene, facciamo bella figura cortesemente, belli larghi, giù il culo, via. E già ci ha dato, ci sta dando, arrivo anch'io, secondo, un attimo, ti prego. Ci ha dato di brutto. Allora, adesso ci dovrebbe essere una parte che preferisco, che è un po' un misto. Frena. Dai che ha trovato qualcuno per strada. Magari lo rallentano.
mica tanto. E mica tanto. Ah. Oh.